in questo numero di AgriFood Magazine. PNRR, nuove risorse per l'agrisolare. Prorogata fino a dicembre 2023 l'etichetta di origine. L'agricoltura ancora nella morsa del caro energia. Maschio Gaspardo a fianco dell'azienda agricola De Puppi in Friuli. Nuove risorse per l'agrisolare. È stato emanato il decreto con l'elenco dei destinatari ammessi a finanziamento per la misura del PNRR Parco Agrisolare. Il Ministero dell'Agricoltura consegue così il primo target europeo in scadenza a fine anno 2022. Il provvedimento assegna risorse per un valore di 451 milioni, pari al 30% della dotazione finanziaria totale della misura, che ammonta a 1,5 miliardi. Per il ministro Francesco Lollobrigida questa è senz'altro una buona notizia, ma al tempo stesso ci sono aspetti su cui occorre un cambio di prospettiva. In seguito al conflitto russo-ucraino sono emerse carenze energetiche che devono indurre a ripensare il vincolo di autoconsumo. Ciò dipende dal fatto che nella fase in cui il PNRR venne progettato le condizioni erano radicalmente diverse da quelle attuali. Oggi l'esigenza è concentrarsi sulla massima produzione possibile da immettere nella rete. Per questo motivo il Ministero dell'Agricoltura ha proposto un meccanismo per consentire alle imprese agricole o agroalimentari dotate di impianti fotovoltaici di conservare virtualmente l'energia prodotta in eccesso, riutilizzandola nei periodi di maggiore richiesta energetica delle proprie attività. Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale italiano sull'indicazione in etichetta della provenienza della materia prima per pasta, riso, pomodoro, carni suine trasformate, latte e prodotti lattiero-caseari. I ministri dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso e della Salute Orazio Schillaci hanno firmato il decreto interministeriale di proroga dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta. Vogliamo che i cittadini siano sempre nelle condizioni di effettuare scelte alimentari consapevoli e complete, ha detto il ministro Lollobrigida. La firma del decreto interministeriale sull'etichettatura di origine, evidenzia Coldiretti, rappresenta un passo determinante per impedire che vengano spacciati come Made in Italy prodotti con ingredienti di bassa qualità provenienti dall'estero che non rispettano i rigidi parametri di qualità di quelli nazionali. L'agricoltura ancora nella morsa del caro energia. Gli acquisti di trattori sono diminuiti del 14%, un dato preoccupante a cui si aggiunge una riduzione del 30% dell'uso di fertilizzanti. Il quadro sullo stato delle campagne italiane emerge da un'analisi di Coldiretti che ha lanciato l'allarme sugli effetti della crisi energetica in agricoltura, comparto nel quale più di un'azienda su 10, il 13%, è a rischio chiusura. Le difficoltà economiche, sottolinea la Coldiretti, hanno portato a ridurre l'acquisto di mezzi tecnici indispensabili per le coltivazioni già duramente colpite dal clima anomalo. A pesare sul settore è anche l'aumento del costo dei fertilizzanti, che in un anno è più che raddoppiato. I prezzi dei fertilizzanti sono aumentati dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che ha sconvolto una grossa parte delle forniture globali, mentre l'introduzione delle sanzioni contro le aziende bielorusse che producono potassio ha ridotto l'offerta sul mercato, senza contare che sia la Russia che la Bielorussia sono importanti produttori di potassio e altre componenti utilizzate per la produzione di fertilizzanti. L'azienda agricola De Puppi appartiene alla famiglia dei Conti De Puppi da molte generazioni ed ha sempre gestito direttamente la produzione vinicola con scelte innovative, pur mantenendo inalterato il rispetto per le tradizioni e il territorio. Sono stati assegnati a Roma i 5 grappoli di Bibenda 2023 al Sauvignon Blanc Rosa Bosco 2021 dell'azienda agricola Luigi De Puppi. La storia dell'azienda affonda le sue radici nel 1800. Diciamo che i miei genitori, dopo essere ritornati dall'estero, hanno cominciato a ristrutturare la casa e anche la cantina, e a quel punto hanno detto: ma abbiamo la cantina, abbiamo i vigneti, ricominciamo di nuovo a fare vino.
All'inizio del secolo c'era un nostro prozio che aveva iniziato appunto la produzione non solo di vino, ma anche di cereali, di frutta e di bachi da seta. Adesso invece l'azienda si concentra soprattutto nella produzione di vino, grazie appunto all'orzo che produciamo, abbiamo iniziato anche la produzione di birra artigianale, di birra agricola, e che appunto veniamo nel nostro piccolo agriturismo. Diciamo che il nostro impegno si focalizza soprattutto nella vigna. La proprietà è suddivisa in due corpi, uno di circa 10 ettari nelle colline di Rosazzo e uno di circa 20 ettari a Moimacco, dove sorge la villa di proprietà della famiglia e dove è situata anche la cantina di produzione. Siamo in Friuli, quindi terra assolutamente vocata alla produzione di vino, vino a bacca bianca in particolare, quindi abbiamo dei prodotti autoctoni come la ribolla, il friulano, abbiamo poi varietà internazionali come lo chardonnay, il pinot grigio, il sauvignon. Abbiamo delle ottime uve rosse, autoctone sempre come il Refosco, lo Schioppettino, abbiamo anche il Cabernet come vitigni internazionali. Quest'anno ci hanno premiato con il Sauvignon Rosa Bosco, quindi la linea Barricata annata 2021, vino del quale siamo particolarmente contenti. Ringraziamo Vivenda per questo premio che ci ha dato. Speriamo che insomma sia l'inizio di una serie di premi per i prossimi anni. Ecco. Le dimensioni contenute dell'azienda consentono di curare scrupolosamente i vigneti e di scegliere le quantità più idonee ai terreni. Un buon vino nasce da una buona uva, un buon prodotto. L'azienda è stata nominata ambassador da Maschio Gaspardo, quindi ci fornisce tutto il supporto che appunto noi richiediamo nel tentativo di migliorare dal punto di vista tecnico queste macchine, che sono sempre più importanti in un'ottica di meccanizzazione del lavoro. Meccanizzare l'azienda vuol dire avere meno necessità di chimica, e la chimica è quella che in un'ottica di tensione verso il biologico, di sostenibilità, è qualcosa che pian pianino dovremo ridurre tutti quanti.